Ciao a tutti, nuovo video. Questo video ho deciso di girarlo per ringraziare una persona speciale. E questa persona è Giuliana. Su Facebook si chiama Giuliana Crea e anche su YouTube c'è il suo canale YouTube che vi linkerò nel box informazioni qui sotto. Ed è una ragazza veramente fantastica. Io non ho parole per descrivere il suo affetto, la sua stima, e ovviamente tutto ricambiatissimo. E mi fa tantissimo piacere sapere che appunto ci sono persone come lei che mi vogliono bene, che mi stimano e che mi stanno vicini quotidianamente facendomi sentire appunto tutto il loro affetto. Giuliana mi ha inviato un regalo, che è un grande regalo per me e praticamente mi servivano comunque dei pigmenti, dei glitter per lavorare con le paste polimeriche e lei si è offerta, nonostante io mi sia rifiutata tantissime volte, dicendole che comunque non era assolutamente necessario che mi spedisse appunto queste cose. Lei ha insistito perché voleva assolutamente donarmi appunto quello che mi ha inviato. E in realtà doveva essere semplicemente una spedizione per i pigmenti, ma poi ha messo tantissime di quelle cose nel pacco che ora vi mostrerò. Che addirittura ha dovuto cambiare busta per inserire altre cose che nella prima busta non andavano. Io veramente non ho parole per ringraziare Giuliana, adesso sono assolutamente in debito con lei, devo assolutamente ricambiare, spero da settimana prossima di spedirle già un piccolo pensierino. E niente, io passo subito a mostrarvi quello che mi ha inviato appunto Giuliana. Parto con ciò che è stato il motivo appunto di questo pacchetto, che sono queste splendide polverine glitterate, che sono a dir poco che sono a dir poco spettacolari, cioè sono dei colori fantastici e assolutamente appena le utilizzerò, spero già domani di poterle utilizzare per fare dei cabochon, di modo che appunto la settimana prossima le invio anche dei cabochon fatti con questi pigmenti bellissimi. In più, non essendo praticamente soddisfatta di mettermene uno per colore, ne ha inserite di due colorazioni, tre colorazioni, due vasetti per colore, appunto questi bianchi, questi oro e questi argento. Spero solo di meritare tutto questo. E quindi niente, vi faccio vedere più da vicino i colori. Ce ne sono praticamente due, eccoli qui, sul bianco. Poi due sull'argento. Due dorati. Un rosa bellissimo. Questo è un altro rosa più scuro, bellissimo. Un viola chiaro. Un
un viola più scuro, un blu, che è un blu spettacolare, un celeste, nero, rosso e verde. E sono veramente bellissimi. Poi, non contenta giustamente perché non bastava quello che mi aveva già inviato, ha inserito praticamente un sacco di cose, tra cui ben 5, come vedete, eccoli qui, 5 rotoli di fili, questo filo multicolor, bellissimo, da 20 metri, questo filo color rame che mi piace tantissimo. Questo blu e questo rosa che ve lo dico a fare, sono veramente spettacolari e tra l'altro sono due colori che non avevo. E questo nastro decorativo, eccolo qui che mette a fuoco, questo nastro decorativo che lei mi ha inviato perché ha pensato che potessi utilizzarlo appunto come texture per le paste polimeriche, al che io le avevo detto che me ne sarebbe bastato un pezzettino e lei ha detto no, te lo metti da parte, magari lo utilizzi per altre cose, e quindi alla fine mi ha inviato tutto il rotolo ed è veramente bellissima, ha una texture molto molto particolare. Poi mi ha inviato queste splendide pietre che ora vi mostro. Allora, questo qui è un cuore bellissimo, non so il materiale, penso sia o vetro o resina, non riesco a capire bene. Ed è molto 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 particolare, con queste venature all'interno. Questo è l'altro lato, bellissimo. E poi mi ha inviato queste pietre stupende che veramente non ci sono parole per descriverle, perché sono queste tre agate meravigliose sul viola, qui sono spettacolari. E lei le ha utilizzate per creare il gofetto all'embroidery. Sono veramente bellissime tutte e tre. E poi questa pietra stupenda in agata fucsia, che veramente non ci sono parole per descriverla, è veramente bellissima ed è grandissima. È praticamente 6 centimetri per 5 centimetri, cioè quindi enorme ed è veramente stupenda. Oltre a queste cose, come se non bastasse, mi ha inviato questi bellissimi cubetti che ora vi mostro. Sono un po' per colore, eccoli qui. E penso siano in vetro, con i cubetti più piccolini, anche se sono un po' più grandi di 4 mm, si potrà realizzare la mia prossima creazione, appunto il tutorial del bracciale Valentine che girerò domani. Quindi Giulia, se volevi trovare un modo per utilizzare questi cubetti, sappi che si possono usare in questo modo. Poi troveremo insieme
altre tipologie appunto di creazioni in cui è possibile utilizzare questi cubi che sono veramente coloratissimi e bellissimi. Ci sono appunto di blu, un arancione, questo bianco con una patina bronzo bellissima, alcuni turchesi, alcuni crystal, alcuni argento, alcuni rossi, veramente molto molto belli. Poi mi ha inviato questo pacchettino e a tal proposito devo dire che appunto i pigmenti e questo pacchettino erano imballati in maniera magistrale. Quindi era impossibile appunto che si rompessero e c'era un sacco di ovatta proprio per evitare che le poste, sballottando i pacchetti qua e là, rompessero qualcosa. E quindi devo dire che Giuliana è stata carinissima anche in questo senso. E in questo pacchettino, che ora vi apro, sono praticamente questi componenti, eccoli qui, molto molto carini, in mezzo cristallo, e sono appunto dei cuoricini, degli esagoni, delle farfalline in vari colori. In blu, in crystal, in verde, eccoli qui. E sono veramente molto 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 carini e penso che alcuni di questi li rivestirò sicuramente. Per finire, poi mi ha inviato, questa è una conchiglia, un cuore, dei fiorellini, una stella e un quadrato, e nello stesso sacchetto mi ha aggiunto tantissime sfere di legno che io praticamente mangio come il pane perché mi piacciono tantissimo. E Giulia, devo dire la verità, mi servivano proprio perché le sto quasi terminando. Quindi niente, io sono felicissima ovviamente di aver ricevuto questo bellissimo regalo da parte di Giuliana. La ringrazio di vero cuore e posso soltanto dirle che qualsiasi cosa di cui lei abbia bisogno, io ci sono. Tutte le altre parole sono superficiali. Ringrazio ancora tantissimo Giuliana e con questo vi saluto e vi rimando al prossimo video. Ciao ciao!